England, siamo sul treno che ci porta dall'aeroporto al centro di Londra con degli amici. Siamo qui dietro Checking Cross a fare una bella colazione in inglese e ora la mostriamo. È arrivato il primo tè, è arrivata la colazione, ecco qua. Siamo stati a King Cross, abbiamo visto il binario 934 di Harry Potter. Siamo a Westminster, qua c'è il famosissimo Big Ben, Tamigi, il Thames, il tempo non è dei migliori, il tipico, e lì c'è il London Eye. Qui abbiamo il London Eye, Westminster Pier, il ponte sul Tamigi, sempre al cospetto del Big Ben. Qui c'è l'abbazia di Westminster, e camminando andremo a costeggiare un parco che ci porterà direttamente fino a Buckingham Palace. Arriveremo intorno alle 11 e per assistere al cambio della guardia. E qui abbiamo Buckingham Palace, con dietro Hyde Park, di dietro. Ecco qua Buckingham Palace. Ed eccoci qua, con Buckingham Palace sulle spalle. Seguendo il Pall Mall siamo arrivati a Trafalgar Square, dove qua c'è i tipici autobus. Ok. Guardi che bello carino, tipico. Tipico. Ora stiamo andando verso Covent Garden adesso. Molto lenti. Attraversiamo e siamo nella zona di Covent Garden. E mangeremo un boccone qui. E poi andremo al British Museum. C'è anche delle ragazze che ballano lì. Asiatiche direi. Un ragazzo che le riprende. Ed eccoci a Covent Garden. Ora andiamo all'Apple Market e compreremo cosa da mangiare. Eccoci. È arrivato il fish and chips. Siamo qua in mezzo alla strada. E qui siamo a Cadman Town ora. C'è una gente, eh? Nutella. Cadman è un po' particolare, come c'è gente un po' particolare. Ciao. Famosissima Piccadilly Circus. E qua siamo a Chinatown. Ecco qua, siamo a London Bridge. Facciamo un giro, il mercato è chiuso. È arrivata la pie, la pie. Domenica soleggiata a Londra, siamo sul treno che ci porta a Greenwich, da London Bridge. Mezz'oretta e arriviamo. Poi c'è una mezz'oretta di cammino, andiamo a vedere l'Osservatorio Reale. Aspettiamo la colazione a Greenwich, questo localino qua. È arrivata la colazione. In Inghilterra l'acqua calda si gestisce così: caldo, freddo, caldo, freddo, e vi lavate le mani così. Allora qua attraversiamo il parco
di Greenwich e andiamo sull'osservatorio, dove si vedrà una bella vista di Londra. Qui da Greenwich, una delle cose più belle che potete ammirare, al di là del fatto che c'è il meridiano zero e quant'altro, è proprio la vista su Londra. E se beccate una bella giornata come noi, siete fortunati, avete questa vista qua, eccola qua. Questo è il parco dell'osservatorio e lì avete il panorama sulla città. Sì, vedi lì dove eravamo di là, là c'è la City col cetriolone. Ecco qua, col Tamigi. E di qua avrete una vista spettacolare, un po' particolare, con un minimo sforzo. Cadman, zona vicino Little Venice, per mangiare qualcosa è l'ideale. Ora siamo in direzione Portobello Market e siamo scesi a Notting Hill e andiamo verso Portobello Market. Eccoci qua, Portobello Market. Portobello, c'è un po' di tutto, dai vestiti usati, anelli, quadri. Io ho preso una bellissima papera, bellissima papera a forma di regina Elisabetta. Stiamo percorrendo il tunnel sotterraneo che porta da South Kensington al Museo di Scienze Naturali, di Storia Naturale. Ora faremo un po' di colazione, andremo alla visita del museo. Oggi si cambia con la crab, ora hanno preso la food English, la gaia è un toast merda. Ecco il Museo di Storia Naturale. Ecco il museo. Niente, con una donazione, abbiamo donato 6 sterline a testa e niente, ecco lì. Una giraffa, un dinosauro volante. È arrivata una bella paia, l'ultima paia di Londra.